A Policastro Bussentino è il progetto Campus 3S, una 2 giorni di visite mediche gratuite. Questa è una nuova tappa per quanto riguarda il nostro progetto strategico Campus 3S, salute, sport e solidarietà, perché noi da anni puntiamo su questo trinomio, diciamo che pensiamo sia molto importante diffondere la cultura della prevenzione attraverso l'impegno volontario di tanti medici e tanti volontari, specialmente giovani, che ci danno una mano attraverso l'erogazione di visite mediche e offrendo buoni consigli, facendo praticare attività sportiva alle persone che di volta in volta raggiungiamo nelle diverse tappe. Da quest'anno abbiamo il sostegno anche di Fondazione Con il Sud e grazie al nostro partner storico Sportform realizziamo attività sportive durante gli eventi e poi da quest'anno c'è anche l'associazione Ameshi che ci aiuta per la formazione dei volontari in modo tale che il volontariato venga fatto, ma venga fatto anche per bene, perché per fare del bene bisogna farlo bene. Il Campus Salute Onlus è un'associazione basata su dei principi volontaristici che di prevenzione, di informazione sulla salute, prevenzione a tutto campo, tant'è che abbiamo fatto una serie di visite proprio per la prevenzione del diabete, della senologia, per la prevenzione del cancro della mammella che è molto sentita nelle donne, così come prevenzione per visite alle tiroidee e tutte ed altre specialistiche quali la cardiologia, la nutrizione ed altre ancora branche mediche. E proprio per aiutare in una situazione contingente così come quella attuale, data proprio il ruolo sociale anche della medicina, quindi di avvicinarci un poco di più a quelli che sono le classi meno più indigenti e quindi che hanno necessità di fare prevenzione, che altrimenti probabilmente non la farebbero mai. Ho avuto il piacere che la Onlus Campus Salute mi ha chiesto di organizzare a Policastro questo loro evento. Loro girano l'Italia e anche l'estero e si erano fermati solo a Salerno, mai venuto in Eccellente, io quindi ho avuto l'onore di organizzare. Chiaramente è una cosa che da solo non avrei potuto mai fare, ho avuto il supporto importante non solo dell'ASL, quindi dei medici dell'ospedale in primo luogo, dei reparti di cardiologia, chirurgia, medicina, nefrologia e anche di alcuni colleghi miei del distretto. Inoltre anche il personale infermieristico è stato di notevole supporto, quindi infermieri dell'ospedale del distretto hanno partecipato a questo evento, oltre al supporto non solo tecnico dell'Onlus Carmine Speranza, della Protezione Civile, della Proloco e anche di alcuni colleghi che erano soci dell'associazione Onlus, che hanno dato il loro contributo. Noi siamo stati ben lieti di collaborare a questa iniziativa sociale lodevole, in quanto come associazione ci interessiamo del cuore, però siamo nella prevenzione a 360 gradi e facciamo abitualmente delle campagne di screening sia per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare con delle visite gratuite mirate a questo scopo e sia per l'endocrinologia e la tiroide. E come associazione siamo presenti sul territorio da 9 anni, non era prevedibile un'affluenza di tante persone perché abbiamo superato le 400 visite, le più richieste ovviamente sono state quelle nel campo cardiologico e nel campo della tiroide. Complessivamente 5 cardiologi hanno fatto 150 visite e altre 100 le hanno fatto i dottori e dottoresse della tiroide. Un bilancio sicuramente positivo perché io penso che questa sia una delle più grandi manifestazioni sociali organizzate sul territorio. C'è un prossimo appuntamento con l'associazione che è il 7 ottobre a Marina di Camerota, che in occasione della giornata mondiale del cuore effettueremo con 5 cardiologi visite cardiologiche specifiche alla popolazione, rivolta dai bambini dei 6 anni alle persone di 70 anni. Voglio ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno consentito questa manifestazione, l'associazione Onlus in primo campus salute in primo luogo, tutti i dottori e i volontari. Voglio ringraziare Speranza Alfonso per quello che ha fatto, è stato uno dei pionieri di quelli che ha consentito questa manifestazione e anche e soprattutto per quanto riguarda l'ASL che ha organizzato il tutto, il dottore Sabatino Pasquale. Quindi voglio ringraziare l'ASL di Salerno che si è messa a disposizione
disposizione, che ha messo a disposizione i medici. Voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri, tutti quelli che hanno consentito questi due giorni fondamentali, se non sbaglio circa 400 visite. Tutelare la salute significa tutelare la vita, tutelare la vita significa tutelare un territorio. Noi vogliamo fare questo perché io credo che l'istituzione deve preoccuparsi in primo luogo della salute di tutti i cittadini.